capitolo 3 di Fortnite confermato. Il 7 dicembre avremo il nuovo capitolo di Fortnite. In questo video avrei voluto parlarvi di tutto ciò che è stato aggiunto attraverso la patch 18.40, da Naruto al Bruto e tantissime altre cose. Ma oggi è stata confermata una notizione che supera ogni cosa. Il 7 dicembre arriverà il nuovo capitolo di Fortnite, il capitolo numero 3. Ma di che stiamo parlando? Se ne è parlato abbastanza negli ultimi giorni di questo fatto qua. Non ci sarebbe stata una stagione 9, bensì un capitolo 3. E appunto ragazzi, così sarà. Ce lo conferma direttamente il nostro amico Donald Mustard. La fonte che dice questo è il noto leaker Apex, che tramite un tweet ci ha confermato tutto ciò. Qualche giorno fa lui ha parlato con Donald Mustard medesimo. Hanno parlato di tante cose su Fortnite, sul futuro di Fortnite, e tra cui questa qua. Ha confermato che il capitolo 3 arriverà il 7 dicembre. E attenzione, tra 5 e il 6 avremo un buco nero. Quindi ci saranno dei tempi di inattività subito dopo l'evento finale e poi avremo il nuovo capitolo. Ragazzi, non so proprio cosa aspettarmi dal nuovo capitolo. Sicuramente avremo una mappa nuova, sicuramente avremo delle nuove meccaniche. Quella mappa mai vista prima, che abbiamo visto nell'immagine di presentazione dell'arena late game. Tanti spoiler da parte di Epic Games ultimamente. È spuntata una mega piramide. Qualche giorno prima dell'evento inizierà ad accadere qualcosa. L'ordine immaginario si sta preparando a una guerra, a contrattaccare la regina dei cubi. Tra l'altro ragazzi, gli gnomi se ne stanno andando via dalla mappa, stanno scappando. Vi ricordate come gli scagnozzi, raga, che guardavano l'orizzonte? Raga, ci sono questi indizi che ci fanno sapere che questa sarà l'ultima volta che vedremo questa mappa. E che qualcosa di orribile, se possiamo dire, qualcosa di veramente gigante accadrà nell'evento finale. Sì ragazzi, come avete appena visto, torna il Bruto. Che incubo. Dovremmo andare a dare il nostro contributo con i lingotti per riattivare questo Bruto. Ragazzi, poi che dire, andiamo subito a parlare un po' di Naruto. Anzi, più che parlare, andiamo a vederci il trailer e poi ci guardiamo tutto lo shop dedicato a Naruto. Ah, inoltre ragazzi, che vi dicevo, cosa ci ha fatto vedere Epic Games tramite gli ultimi teaser, le ultime schermate di caricamento? È tornato il carrello finalmente ragazzi, è tornato il carrello! Woohoo! Ma no raga, che ricordi. Tutto per crearci nostalgia. Cosa significa questo? Quindi seguite i miei video serali ragazzi, ogni giorno 21, 21:30, non mancate, e cercherò di parlarvi di tutto il resto che sappiamo e che hanno introdotto in questa ultima patch della stagione. Anzi, ultima patch del capitolo 2 di Fortnite. Quindi ragazzi, segnatevi questa data, 7 dicembre. Nuovo capitolo di Fortnite. Ma è bellissimo! Ok, eccoci in gioco e come vedete ho il nuovo stile di Sierra. Attenzione! Attenzione, eccoli qua ragazzi, i tre stili della crew di Fortnite. Mamma mia, le ombre di Mida. Primo stile, il lupo in fiamme,
Ma ragazzi, ma sapete che mi piace di più? Abbiamo origini del caos, cosa cambia? Ma raga, è buggato. Dio, è buggato. Ah, ok. Ma raga, ma perché mi si bugga sempre questo gioco a me? Ma perché? Come mi hanno conciato a Sierra. Oddio, Sierra. Ma che ti hanno... Oh, bellissimo il logo delle ombre dietro. Me l'hanno proprio vestita. L'hanno vestita, raga. Era nuda prima. A parte che ha le mani giganti. Ma che mani ha, raga? Ma sono giganti. Non lo so, raga. È carina, ma preferisco Sierra originale. Ma lui spaccava, raga. Il lupo in fiamme spacca veramente. Let's go. Ma eccoci nel fantastico shop di oggi. E dato che siamo qua, ragazzi, e se volete supportare il canale oggi, che sicuramente shopperete un bel po', vi ricordo che potete cliccare in basso a destra su un supporto a un creatore e digitare Fedepia, maiuscolo o minuscolo è uguale, non importa. Poi cliccate su accetta. Vi ricordo inoltre di aggiornarlo ogni 14 giorni perché scade. Questo non è obbligatorio. Grazie mille a chi lo fa e grazie mille a chi lo farà. Ed eccoci qua. Mamma mia, lo shop è veramente bellissimo, super colorato. Abbiamo ben 3 bundle, ragazzi. Uno da 2100, 2200 e 1500. Il bundle di Naruto, il bundle di Sasuke e Sakura. E poi abbiamo il bundle delle attrezzature con i picconi e le emote. Qua giù abbiamo tutto singolarmente, tra cui anche il deltaplano. Ecco qua, ragazzi. Io direi di andare a vedere tutto singolarmente per iniziare da il deltaplano. Attenzione, Kurama. Oh mio Dio, bellissimo, raga. Veramente, veramente, veramente bello. Ci sta. Che deltaplano per gli amanti, raga. Questo deltaplano è il top. E poi questa fantastica schermata di caricamento. Ragazzi, Naruto. Abbiamo ben 2 stili. Eccolo qua, Naruto Uzumaki. Quanto è bello. Oh mio Dio, raga. Fatto veramente bene. Fatto veramente bene. Skin veramente interessante. Ed ecco qua il rotolo, il suo backpack, che è gigante. Oh mio Dio, ma quanto me lo fa zoomare. È gigantesco, raga. È gigantesco. Kakashi, ragazzi, che tra l'altro è un NPC in mappa. Ecco qua con ben 3 stili. 3 stili, fantastico. Preferisco sicuramente il primo. E poi il suo backpack. Eccolo qua, Pakun. Oh mio Dio. Sasuke, ragazzi, anche lui. Attenzione, 2 stili. Attenzione. Backpack, fantastico. E il suo piccone. Sound fantastico. E lei, ragazzi, Sakura. Quanto è carina, raga. Quanto è carina, mamma mia. Questa sì che è carina, ragazzi. Ma di che stiamo parlando, raga? Ma di che stiamo parlando? Ecco qua il suo mantello alla foglia. Ok, così possiamo zoomare meglio. Sono fatte veramente bene, raga. La verità, sono fatte veramente bene. Poi andiamo a vedere i picconi spada reperti speciali. Bel sound. Raga, falce di Hidan. Arriverà anche lui, tranquilli. Arriverà. Dovrebbe arrivare. E i kunai. Qua abbiamo gli stili? Ah, non l'avevo visto. Andiamo a vedere l'emote. Questa è veramente bella, raga. Questa è bella. Sicuramente da vedere con una skin stile anime. E poi, attenzione, tecnica del richiamo. Wow, wow, wow. Tra l'altro, ragazzi, di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando qua in gioco, raga? Nuovo punto di interesse. Non è più la convergenza, si chiama la piramide. Ragazzi, è enorme. La regina è sempre là. Guardate il cuboro come si è posizionato. Guardate che si è creato qua. Oh mio Dio. È veramente enorme. Mai vista una cosa del genere. Guardatela dall'alto in tutta la sua maestà. La piramide. Mamma mia, ragazzi. Vediamo se riusciamo ad atterrare sopra.
E niente. Mannaggia. E con questa triste scena vi saluto, ragazzi. Ci becchiamo in un prossimo video serale. Non mancate. E come sempre vi ricordo, iscrivetevi, lasciate un bellissimo like, condividete il video con tutti i vostri amici e nulla.